Guardi, io proprio ieri siamo rimasti in contatto col presidente Acquaroli, la sua amministrazione. Ieri pomeriggio è partita una colonna mobile della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna che da Rimini ha mandato 20 mezzi, 60 uomini, e siamo pronti a fare tutto quello che serve sotto la regia della Protezione Civile Nazionale per stare vicino a quelle comunità colpite, a cui va il nostro abbraccio, la nostra solidarietà e vicinanza, anche perché ci sono purtroppo troppe vittime e ancora qualche disperso. C'è poco da fare, bisogna investire di più sulla transizione ecologica. Questi fatti, quello di ieri, quello della Marmolada, la siccità, sono tutti dovuti non al caso ma al continuo surriscaldamento del globo che è dovuto all'inquinamento atmosferico, e quindi serve un passaggio veloce a tutto ciò che è transizione ecologica, energie rinnovabili, sostituzione di quelle fossili, perché davvero altrimenti ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra.